non era soltanto uno studioso, era anche un serio funzionario di Stato. Fino all'ultimo lui ha affrontato con entusiasmo lo studio, le indagini, la ricerca archeologica, lo scavo, come nello stesso modo in cui l'affrontava l'origine della sua carriera. Un giovane funzionario siciliano lavora a Roma, presso la soprintendenza dell'Etruria meridionale. Quell'archeologo siciliano si chiama Antonino Di Vita. Il mio arrivo a Tripoli nel settembre del 1962 mi fece scoprire una bellissima città coloniale. Tripoli era una città tutta bianca. È un universo archeologico tutto nuovo quello che scopre il professore in Libia. Un mondo romano, ma visto e vissuto attraverso occhi punici. I siti su cui si trova a intervenire in modo più diretto sono Leptis Magna e Sabrata. Il professor Di Vita non faceva altro che dirci: guardate, Cortina è bellissima, la Grecia è meravigliosa, è affascinantissima, ma quello che vedreste a Leptis Magna qua non lo potete vedere. Io rimasi anni con questo desiderio inespresso di andare finalmente a Leptis Magna e devo dire che aveva ragione. Antonino Di Vita lavora instancabilmente. Continua a coordinare gruppi di studio, a dirigere missioni, a scrivere, a pubblicare. Un'opera impegnativa ma molto avvincente. E proprio in questo entusiasmo, nella capacità di mantenere giovane la propria mente, credo sia il principale contributo che lui ci ha fornito. Era veramente una persona aperta che era anche in grado di tornare sui propri passi e di dirti no, io ho sbagliato. Lascia un'eredità importante, agli allievi archeologi e architetti che hanno lavorato con lui, all'Università di Macerata di cui è stato rettore oltre che docente, a quanti lo hanno conosciuto e frequentato, poco importa se studiosi o meno. A tutti, Nino lascia un frammento di sé.